Sono stati definiti razza in via di apparizione. Sono giovani romani. I loro identikit ancora nebulosi. Il loro campo d'azione, la moda, la musica, il design, il fumetto, la videoarte. Si sono messi in testa di inventarsi lavori e professioni creative. Li chiamano anche i nuovi creativi d'assalto. I loro strumenti, coraggio, intraprendenza, grinta, determinazione. Sono disposti ad accettare anche un lavoro marginale, anonimo, che consenta di coltivare spazi e tempi per esprimere la propria creatività. Cantina laboratorio, bianca, sfoglia, dove Sergio e Marina, giovanissimi stilisti d'assalto, 21 anni lui, 20 lei, inventano i loro modelli selvaggi. Hanno incominciato a lavorare insieme nell'83, stufi di andare sempre fuori da Roma, dall'Italia, per vedere e comprare queste cose. Hanno incominciato ispirandosi alla street fashion londinese. Oggi cercano uno stile più personale, dove prevalga la voglia di spazio, il piacere dell'eccesso. È chiaro che il nostro lavoro si è andato man mano allargando, il nostro discorso e sta diventando sempre più personale, mentre all'inizio, come tutti gli inizi, era un po' un capo unico su un discorso generale, dovevamo prendere il nostro posto. Adesso pian piano stiamo acquistando. Messi al bando le mode ufficiali, questi giovani emergenti aspirano a meraviglia. Luisa, 22 anni, esperienza di cantante punk, disc jockey in una radio romana, studentessa di storia delle religioni all'Università di Roma, si occupa di promozione discografica ed è anche impiegata statale per 36 ore alla settimana. L'aspirazione a diventarsi un look originale, a distinguersi, è centrale anche in Luisa. C'è molto desiderio di identità, dicono i culturi di queste tendenze giovanili. E ancora, sono individualisti mostruosi, ma con una base collettiva. Beh, io ho cominciato a fare tutto questo quando avevo circa 15 anni. Era molto divertente vestirsi in modo un po' diverso dal solito. Poi allora era nato il punk, per cui era qualcosa di nuovo, di provocatorio. Poi pian piano le cose sono diventate molto più personali. Non so, ho smesso di seguire delle mode particolari dettate dalla musica o dall'Inghilterra o dai grandi stilisti. Ho cominciato a trovare le mie soluzioni, a prendere degli spunti qua e là e a rimescolarli, a ricreare un po' tutto. Gli abiti e il trucco sono una cosa molto importante, a volte servono anche un po' come maschera. Dipende dalle giornate, a volte è un gioco, a volte è qualcosa di più serio. Sicuramente ormai è un'abitudine dopo tutti questi anni. Sono 7 anni per me. E non potrei più farne a meno, assolutamente. La musica, specialmente quella dei piccoli produttori indipendenti, fuori dai circuiti commerciali tradizionali, occupa una posizione centrale negli interessi di questi giovani creativi. Radio Città Futura nell'emittente di Roma, due parole sulla musica italiana di produzione indipendente.
Questo è l'inizio dell'anno, sì, ci sono diversi risultati di referendum svolti attraverso il pubblico poi della produzione indipendente musicale italiana. Il primo che ci arriva è il risultato del Rock Pool di Rockerilla, che è sicuramente il mensile più accreditato a livello di New Wave italiana ed estera. Primi di cui seguiti a ruota da un altro gruppo di Firenze, i Diaframma. I Litfiba, per esempio, che adesso sono alla scoperta di sonorità rabbeggianti, acustiche, di canzoni popolari dell'area mediterranea. Vede in una paninoteca, in un video bar, locali nati da poco, gestiti e frequentati da giovani dell'area New Wave. Hanno sostituito le più ovvie pizzerie e birrerie. Si bevono i liquidi colorati, si consumano e discutono i vini. Magari si sono di produrre. Yeah.